Oggi mi è capitato di lavorare con una persona che mi ha chiesto come faccio a farle passare l'ansia del denaro e poi mi chiede di lavorare sulla paura di spendere. Ho approfondito l'argomento per capire come affrontare questo problema e ti spiego come ho fatto a aiutarla a superare la paura di spendere il denaro. Se ti interessa l'argomento, metti un like, iscriviti al canale, condividilo con chi pensi possa trovare utilità da questo lavoro. E adesso iniziamo. Quindi, la prima domanda che le ho fatto era se aveva un lavoro come dipendente o come libera professionista, per esempio. E questa persona mi dice che non ha un guadagno fisso, ma cambia di mese in mese a seconda dei risultati che ottiene. Questo è importante perché abbiamo una persona che ha un guadagno variabile e ha una spesa, in questo caso, nel suo caso, è fissa. Cioè non è che spende più di quello che deve, ma spende tutti i giorni per vivere. E però ha l'ansia rispetto a questo e mi chiede un aiuto per farsi passare quest'ansia. A quel punto lì però approfondisco l'argomento specificando che se uno ha un guadagno variabile e ha una spesa fissa costante, è giusto che abbia l'ansia di spendere, perché il problema non è tanto quello di ridurre le spese, che già in quel caso lì erano ridotte al limite, ma era quello di incrementare le entrate. Perché se il guadagno fosse stato costante, allora si poteva certamente lavorare per ridurre l'ansia delle spese mensili, perché una volta che hai un bel file di Excel e tieni sotto controllo le tue uscite, non c'è nessun problema. Il problema subentra nel momento in cui ho delle uscite costanti, fisse, anche conosciute, gestite con Excel, ma ho degli incassi variabili che sono a pelo rispetto alle uscite. Allora, in quel caso lì, la paura era sana, non era nevrotica, e invece era da lavorare sull'aumento del guadagno. Eventualmente si poteva fare un lavoro sulle credenze che riguardano denaro da guadagnare. Quindi questa persona aveva portato attenzione non tanto su come vincere la, tra virgolette, battaglia del denaro, ma come non perdere la battaglia del denaro. Ma sappiamo bene che ogni volta che la nostra mente si focalizza sul negativo, come non fare a, qualsiasi fare qualcosa, la nostra mente va verso quella cosa che noi non vogliamo più fare. Allora, abbiamo lavorato per incrementare la capacità di guadagno. A quel punto le ho ricordato che esistono sempre almeno 5 fonti di entrata su cui portare l'attenzione e quindi uno ha certamente una fonte di entrata nel suo lavoro, però un'altra fonte di entrata possono essere gli investimenti. E anche qua potremmo ulteriormente splittare. Cosa significa una fonte di entrata dal lavoro? Per esempio, io sono professionista, ma ho nella mia attività almeno quattro fonti di entrata dal mio lavoro, perché mi occupo di formazione aziendale, mi occupo di psicoterapia, mi occupo di corsi di gruppo rivolti a persone che sono interessate a crescere dal punto di vista individuale. E mi occupo anche della produzione di videocorsi. Quindi all'interno della mia professione ho già quattro fonti di entrata, per esempio. E poi ne ho aggiunta una quinta, che è l'ambito degli investimenti. Ma anche gli investimenti, per quanto mi riguarda, sono stati ulteriormente splittati. Quindi mi occupo di criptomonete, ma anche all'interno delle criptomonete mi occupo di finanza decentralizzata, e anche di trading in criptomonete, per esempio, che è un mio hobby che pratico ogni tanto. Ma anche mi interesso di trading di materie prime, ma anche mi interesso di investimenti azionari e così via. Quindi è importante puntare soprattutto sull'aumento del guadagno attraverso un'azione creativa dove noi non ci focalizziamo solamente sul guadagno di più lavorando di più, ma guadagno di più lavorando possibilmente di meno, ma in maniera più strategica, anche in settori diversi da quelli dove noi abbiamo l'investimento principale, dove siamo più nella zona di comfort. Quindi mi sono lasciato con questa persona dando dei compitini da fare e poi vedremo se li farà e eventualmente approfondirò l'aspetto psicologico della questione solamente nel momento in cui
non ha fatto i passi concreti che ha deciso di fare, come conoscere meglio la possibilità di queste 5 fonti di entrata, fare i primi passi concreti per avere queste 5 fonti di entrata e così via. Quindi credo che l'intervento più profondo noi possiamo farlo solamente nel momento in cui siamo bloccati dal punto di vista concreto, cioè sappiamo cosa dobbiamo fare ma non lo facciamo. Allora vale la pena fare delle regressioni al passato e verificare quali credenze e programmazioni negative stanno lavorando in questa direzione. Altrimenti è solo un lavoro di coaching e quindi semplicemente è importante definire un piano d'azione con degli obiettivi definiti e portarli avanti nel tempo in maniera efficace. Bene, conto con questo video di aver contribuito alla tua chiarezza. Ti invito a consultare il sito del live video per i corsi riguardanti la psicologia del denaro di prossima realizzazione, a brevissimo. E ti invito a prendere anche atto dei videocorsi che promuoviamo su questa piattaforma e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, metti un like se ti è piaciuto questo video e condividilo con chi pensi possa aver trovato giovamento da queste informazioni. Buona giornata, buon proseguo e alla prossima!